Con il drammaturgo e regista Fabio Condemi per parlare dello spettacolo Jacob von Gunten di Robert Walser. Fabio, ben trovato. Grazie, ben trovato. Ce lo presenti? Lo spettacolo è tratto da un romanzo del 1909 di Robert Walser. Il romanzo parla in forma di diario di questo giovane rampollo di una famiglia nobile che entra volutamente in una scuola che si chiama Istituto Beniamenta per diventare dei servi, per imparare, si dice un po' misteriosamente nel romanzo, a essere uno zero della vita. E sono i pensieri e diciamo, i racconti al limite dell'onirico di questo giovane che vive questa esperienza dell'annullarsi e imparare a servire dentro questo istituto. Per quanto riguarda invece l'autore, Robert Walser, è stato detto di lui che è un grandissimo scrittore, soltanto che a lui l'aggettivo grandissimo avrebbe fatto ribrezzo, perché era uno scrittore meraviglioso che però nella sua vita ha voluto scomparire, ha voluto annullarsi e addirittura si è rinchiuso volutamente in un manicomio. Ed è morto da solo in questo manicomio nel 1956 in una delle lunghe passeggiate che faceva nelle nevi attorno a questo manicomio in Svizzera. Questo è un po' il tema dello spettacolo e del suo autore. Com'era partito tutto? Com'è nato il progetto? Il progetto è nato nell'ambito di un concorso indetto dalla Biennale diretta da Antonio Latella per registi sotto i 30 anni, in cui bisognava presentare qualche minuto, diciamo uno studio su un progetto di regia, questo 2 anni fa, e io ho presentato appunto uno studio, erano 30 minuti di Jacob von Gunten, e questo studio ha vinto la menzione speciale della giuria del concorso. Il che gli ha permesso di partecipare quest'anno, cioè nell'anno appena passato, alla Biennale Teatro di Venezia. E quindi questa è stata un po' la iter del progetto. E qual è stato il lavoro di riscrittura? È stato un lavoro che potrebbe essere detto un po' di fare attraversare la scena dal testo, nel senso che avevo lavorato su delle immagini che esistono dentro il romanzo, cercando di restituirle anche senza l'utilizzo della parola, nel senso che nel romanzo vengono descritte delle situazioni, soprattutto vengono descritti questi esercizi che questi giovani fanno per imparare ad annullarsi e essere dei servi. E nello stesso tempo abbiamo inserito delle pagine del romanzo, così come sono, quindi in forma diaristica, dette in prima persona dal protagonista. La drammaturgia e l'idea della drammaturgia comunque nasce dalla volontà di entrare dentro la scrittura di Walser, cioè di non rappresentare o raccontare la trama del romanzo, ma cercare di entrare un po' dentro la scrittura particolarissima di Walser che al di là del mio spettacolo, io consiglio vivamente di leggere, perché è un autore che dà molta gioia ai lettori. Ecco, proprio a questo proposito, cosa hai amato? Qual è l'elemento, gli elementi che più apprezzi nella sua scrittura? Sicuramente c'è un elemento di leggerezza nella scrittura di Walser che ha dietro di sé sempre una notte veneziana, diceva Walter Benjamin a proposito di Robert Walser, cioè è una leggerezza che viene da questa notte totalmente nera, perché dietro questa leggerezza, dietro questa ironia ininterrotta è stata chiamata da Roberto Calasso, con cui Walser guarda il mondo, guarda le cose, anche più piccole, c'è sempre la follia, tant'è che
tant'è che spesso nelle pagine di Walzer c'è l'immagine, arriva come improvvisamente l'immagine di qualcuno che muore nella neve, che è incredibile perché è stata poi la morte che ha fatto proprio Robert Walzer. Quindi ogni tanto dentro queste pagine piene di una leggerezza, di un'ironia, arrivano delle debordate di solitudine vera. E poi per quanto riguarda Jacob von Gunten c'è qualche cosa in questa immagine del volersi di dei giovani che invece di voler diventare qualcuno vogliono diventare nessuno, imparare a essere dei bravi servi, che a me piaceva molto. Ecco, questo annullamento di sé potrebbe essere l'elemento che rende attuale e fa attraversare la storia. Sicuramente, sicuramente. Sì, sì. Ma è attuale e rimane comunque ambiguo, nel senso che annullarsi nel romanzo non viene mai fuori questa cosa, cioè non viene mai esplicitata questa cosa. Annullarsi può voler dire fare un passo indietro nei confronti del voler essere delle persone che si impongono, no? E quindi avere anche una sorta di rispetto nei confronti delle cose del mondo, come dice Walzer, però annullarsi vuol dire anche aderire ciecamente a un potere sopra di noi. E questo nel romanzo rimane totalmente enigmatico, cioè non, alcuni, è un romanzo molto interpretato, perché alcuni hanno detto che è quasi un annullamento insomma pacifico, e altri hanno detto che Walzer in qualche modo ha visto e ha preannunciato un mondo che era quello poi della prima e della seconda guerra mondiale, in cui migliaia di persone si asservivano ciecamente a un potere, creando poi insomma quell'orrore che c'è stato. Quindi è interessante questa duplicità dell'annullarsi nel romanzo, e credo anche nel modo in cui l'abbiamo messo in scena. Jacob von Gunten di Robert Walzer. Un saluto e un ringraziamento al drammaturgo e regista Fabio Condemi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, ci vediamo a teatro.